Oggi dipingiamo con gli acrilici. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi dipingiamo con gli acrilici. Anche questo è un video estrapolato dal corso di tecniche pittoriche degli anni passati di Arte per te. Con un po' di rammarico, visto che quest'anno non c'è stato nessun tipo di interesse per il corso di tecniche pittoriche. Peccato, perché era un corso molto bello, in cui confluivano diverse tecniche. Per fortuna che ho deciso di pubblicare una serie di estrapolati, insomma, per farvi vedere quanto eterogeneo possa essere il mondo della pittoricità. Ripensateci, mi raccomando, e l'anno prossimo io lo riproporrò il corso, perché è un argomento, la molteplicità di spunti, su cui io credo molto, perché secondo me non si può decidere l'arte che fa per noi se non proviamo tutti i tipi di tecniche. Però torniamo a noi. Oggi un acrilico bellissimo, un acrilico molto tenero, ma che ci metterà anche un po' alla prova. Alziamo l'asticella e andiamo a creare il nostro uccellino ad acrilico. E iniziamo. Ho preparato la tavoletta con del gesso naturale. Ne ho dato veramente una mano. Potete anche non preparare la tavoletta, potete anche passare direttamente un fondo bianco ad acrilico e va bene lo stesso. Inizio dal fondo, ma non lo darò tutto uguale. Allora, prendo un po' di bianco, prendo l'acqua, prendo un po' di nero e un po' di bianco, sporco col blu e col rosso il grigio e poi a secco lo sporcherò anche col giallo. Più col blu che non con il rosso, e faccio due tipi di coloriture. Quindi vado solamente in questo caso sul fondo. Ti poggi e tiri via. Tanto ripeto, lui deve essere più mosso possibile. Vedete che io adesso aggiungo, e anche se vado un po' dentro, non ci fa assolutamente nulla. Ecco, ora sto sporcando apposta perché devo dare quella famosa continuità. Non può sembrare che lo sfondo finisca al lato del pulcino, ma deve entrare dentro, ok? Quindi devo sporcare necessariamente. Quindi allungo molto e do un fondo anche sul pulcino. E adesso prendiamo i gialli. Sì, parto dall'uccellino perché è tra le foglie, quindi bianco è primario. Intanto parto dal chiaro, seguo il verso del piumaggio, prendo un terra di Siena e ora prendo un po' di giallo, un po' di bruno, li mischio assieme. Di nero col pennello un po' sporco, lo mischio con un po' di giallo e un po' di terra di Siena. Ora prendo un pochino di verde
una puntina, micro puntina di verde, micro puntina, perché è giusto il riflesso della vegetazione che gli sta attorno. Adesso cominciamo a fare il tutto attorno per poi bilanciare alla fine le lumeggiature. Do soltanto una cosina prima di dimenticarla col pennellino sottile. E voglio dare scuro. Verde e giallo. Nero e bruno e terra di Siena. Intanto sto imbastendo il fogliame, poi lo rifinisco in un secondo momento. Andiamo avanti. Flower, magenta e un pizzico di nero. Per adesso è un pizzico di bianco, quindi stiamo sistemando, stiamo rompendo la tinta, come si suol dire. Qui molto semplicemente rischiaro via via il colore man mano che procedo in avanti, ok? Quindi scuro, medio, chiaro. Sto prendendo un po' di rosso cadmio, perché? Perché adesso devo mettere un po' di aranciato in qualche fiore. Stai dando una mano dello stesso grigio? No, è un grigio diverso, perché devo movimentare. Quindi devo sporcare. Poi passerò ancora un grigio sporcato con del giallo, ancora ci devo lavorare. Vabbè, fermo, vedete che già è più bello e più mosso. Sull'indefinito, bene, aggiungo verde, però un altro tono di verde.
Adesso prendo una punta di giallo, la metto nel grigio. E do qualche colpetto con il giallo. Assicuratevi che sia tutto asciutto, cosa che io non ho fatto. Voi direte perché ombretta, non è perché ho fretta. Pulite bene e poi solo alla fine entrate un po' dentro ai fiori e anche dentro le foglie per sporcare un po' la definizione. Bene, finito, basta. Non continuo, io continuerei ancora 2 giorni. Visto che bello il nostro dipinto, molto delicato, molto sfumato, avete visto come sia per fusione che per sovrapposizione possono essere create delle tinte di mezzo e delle sfumature. Esercitatevi con l'acrilico, che è una tecnica molto veloce, a creare quelle che sono le fusioni di tinta più idonee alla gradazione di colore che volete creare. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e soprattutto io vi aspetto su tutti i miei canali, Ombretta, Due Cuori, Una Cappa, ma vi aspetto anche in tutte le librerie con i miei 2 libri, Il Ricettario dell'Arte, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutte le mie ricette inerenti al mondo dell'arte per crearvi da soli i materiali dell'arte ma che abbiano una qualità veramente alta come creazioni, e Il Grande Libro del Colore, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutto il mio sapere sul colore, non soltanto su come creare il colore e le varie tinte, ma anche come accoppiarlo, come sfruttarlo per giungere a una comunicazione che sia veramente efficace, come non rimanerne soggiogati. Insomma, una serie di caratteristiche insite nel colore, corredate anche da curiosità, accenni storici e tutto quello che la vostra fantasia può immaginare di trovare dentro questo libro. Troverete entrambi i libri in tutte le librerie fisiche ed online e sono entrambi editi da Gribaudo. Bene, adesso non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!